Nel video di oggi andiamo a vedere quali sono i riferimenti di normativa scolastica utili per quel che riguarda la progettazione didattica con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado. Vi ricordate che ho fatto qualche tempo fa un video per quel che riguarda i riferimenti normativi utili in sede di progettazione didattica per quel che riguarda l'infanzia e il primo ciclo di istruzione, quindi anche la primaria e la secondaria di primo grado. In quel caso il riferimento per eccellenza era il decreto ministeriale 254 del 2012 ed era stato importante rilevarlo. Per quale motivo? Perché chiaramente poi la normativa scolastica non c'è soltanto utile perché dobbiamo conoscere queste benedette o maledette, a seconda dei casi, avvertenze generali che sono ricche di normativa scolastica, ma anche perché proprio quando c'è da fare poi progettazione didattica, le metodologie didattiche vanno scelte in funzione, no, di obiettivi di apprendimento e traguardi che sono indicati chiaramente in determinati provvedimenti normativi. Per quel che riguarda appunto l'infanzia e il primo ciclo di istruzione, si trattava del decreto ministeriale 254 del 2012. Molti mi hanno scritto: sì, ma per la secondaria di secondo grado? Lo vediamo in questo video. Con questo un po' nuovo format, io sono qui normalmente, mi vedete accanto alla mia lavagnetta, che però per questo video perlomeno ho deciso un attimino di mettere da parte perché dovendo fare una diversa schematizzazione, utilizzerò magari delle slide che mi auguro perlomeno da un punto di vista della possibilità di lettura sia più facile poterne, poi usufruire. Ovviamente si tratta sempre di schemi, poi per lo studio approfondito vi rimando a quelli che sono i vostri strumenti di preparazione. Fra questi, come sempre, vi metto il link in descrizione del videocorso che ho preparato in normativa scolastica per formazione di diritto, con anche le mappe concettuali. Vi metto il link e magari se siete interessati potete andare a dargli un'occhiata. È preparato proprio direttamente su quello che è l'allegato A previsto per i concorsi scuola, più in generale su tutta quella che è la parte di normativa scolastica rilevante per i concorsi scuola, quindi sia infanzia, primaria, secondaria di primo grado, ma è stato utilissimo anche per quel che riguarda le selezioni al TFA sostegno, perché diciamo che la materia di legislazione scolastica è trattata proprio in quegli aspetti cruciali che riguardano questi concorsi, perlomeno questo è quello che ho cercato di fare per darvi una preparazione il più possibile anche rapida ed efficace su questi argomenti. Poi magari uno può fare anche tutti gli approfondimenti che sono necessari. Magari andate a dargli un'occhiata se potete essere interessati. In ogni caso, andiamo adesso a vedere effettivamente quali sono questi riferimenti normativi per quel che riguarda la secondaria di secondo grado. Innanzitutto, ovviamente, ci ricordiamo che quando parliamo di secondaria di secondo grado, le vecchie scuole superiori, per capirci ancora di più, abbiamo normalmente tre percorsi fondamentali, che sono i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Ebbene, il nostro legislatore, il nostro ministero ha proprio previsto determinate linee guida specifiche dove indicare appunto quelli che sono gli obiettivi specifici di apprendimento, piuttosto che, come vedremo, le conoscenze e le abilità, distinguendo proprio per questi tre grandi percorsi. E allora andiamo a condividere un po' lo schermo con queste poche slide che ho preparato. Partiamo direttamente, chiaramente, dai licei. Qui il riferimento normativo che vi do è lo schema regolamento delle indicazioni nazionali per i percorsi liceali, di cui al DPR 89-2010. L'articolo di rimando è l'articolo 10,3. I DPR poi rimandano a determinate linee guida o schemi di regolamento previsti. Quindi, se lo volete trovare poi espressamente questo documento, su internet trovate tutto, nulla di segreto, è tutto pubblico. Per chi fa il corso di legislazione scolastica avete tutto indicato in maniera specifica e direttamente riprodotte le appendici normative appunto, che sono previste. E allora, come è fatto questo documento? Beh, il documento prevede innanzitutto una parte generale, dove si fa riferimento a quella che è l'identità scolastica, come motivare gli studenti, all'organizzazione del curriculum, quindi poi quelli che sono anche gli aspetti trasversali, gli aspetti specifici. E poi c'è una suddivisione fra i diversi tipi di liceo, no? Qui facciamo un piccolo ripasso di ordinamenti didattici. Sappiamo bene che i licei, insomma, sono suddivise in sei percorsi: il liceo artistico con gli indirizzi vari, quello classico, linguistico, musicale, scientifico, scienze umane. Ebbene, questo documento poi distingue proprio, fa una distinzione specifica a seconda di ogni tipo di liceo e per ogni disciplina, quindi lingua italiana, matematica, sono indicati gli obiettivi di apprendimento con un'ulteriore distinzione, cioè quella fra primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
Quindi, che ne so, liceo artistico, qui tra l'altro diviso per ogni singolo indirizzo del liceo artistico, viene indicato, che ne so, per la materia lingua italiana, gli obiettivi specifici di apprendimento, distinguendo fra primo biennio, secondo biennio e quinto anno, e così anche per tutte le altre materie. Negli istituti tecnici, invece, il riferimento normativo è dato dalle linee guida di cui al DPR 88 del 2010. Qui vi do anche l'articolo, che è l'articolo 8,3. Abbiamo, diciamo, due macro linee guida, proprio due documenti distinti. In questo caso, uno che riguarda il primo biennio, con una parte generale e poi la distinzione in due settori, che sono il settore economico e il settore tecnologico. Ricordiamoci che per quel che riguarda gli istituti tecnici abbiamo due settori e poi 11 indirizzi, di cui due, amministrazione, finanza e marketing e turismo, che riguardano il settore economico, e gli altri, che adesso non vi vado a elencare, li trovate qui scritti, che riguardano il settore tecnologico. E anche qui, per ogni disciplina, con riferimento anche ad ogni singolo indirizzo relativo appunto al primo biennio, vengono indicate le conoscenze e le abilità. Mentre per i licei si parla specificatamente di quelli che sono obiettivi specifici di apprendimento, qui si parla di conoscenze ed abilità che devono essere acquisite. Poi però abbiamo altre linee guida che sono quelle relative al secondo biennio e al quinto anno, e qui abbiamo un documento contenente una parte generale, che più o meno ricalca la falsariga di quanto abbiamo già detto per i licei, ma contiene anche, questa parte generale, quelle che sono le conoscenze e le abilità per l'area di istruzione generale. L'area di istruzione generale sono le materie, appunto, tra virgolette, classiche, italiano, matematica, storia. Ebbene, in questa parte generale, sono scritte anche quelle che sono le conoscenze e le abilità da acquisire per quel che riguarda secondo biennio e quinto anno, con riferimento a queste materie. Ed è un documento distinto. Distinto da che cosa? Distinto dal fatto che poi invece abbiamo altri documenti o file, se li andrete poi a scaricare su internet, che riguardano il settore economico e il settore tecnologico, con tutti gli indirizzi distinti, e dove lì vengono indicate proprio anche le discipline di settore e per ogni disciplina le conoscenze e le abilità che devono essere acquisite, in questo caso appunto nel secondo biennio e nel quinto anno, differenziando appunto fra gli indirizzi. Un discorso praticamente quasi uguale è fatto per gli istituti professionali. Qui rilevano le linee guida di cui al DPR 87 del 2010, la norma è l'articolo 8,6. È anche facile da ricordarsi da un punto di vista mnemonico, se andiamo a vedere, perché il DPR 87-2010 riguarda appunto gli istituti professionali, l'88-2010 riguarda gli istituti tecnici e l'89-2010, sempre DPR, riguarda i licei, quindi tutto sommato sono piuttosto in fila e sono state appunto le normative di riforma, i regolamenti amministrativi di riforma, da cui poi sono derivate le linee guida. In questo caso ancora due blocchi di linee guida, io li chiamo un po' così per capirci due blocchi di linee guida, uno concernente il primo biennio, ma per far capire che sono proprio documenti distinti, uno relativo al primo biennio che contiene una parte generale, e poi la distinzione fra settori di servizi e settore industria artigianato. Qui per gli istituti professionali ricordiamoci che il settore servizi è composto da quattro indirizzi, quello industria artigianato da due, per completare i sei indirizzi complessivi degli istituti professionali, e anche qui per ogni disciplina vengono indicate le conoscenze e le abilità. Mentre invece per quel che riguarda secondo biennio e quinto anno abbiamo nuovamente una parte generale in un documento distinto, quindi mentre per quel che riguarda il primo biennio parte generale e quella chiamiamola speciale relativa ai singoli settori è compresa tutta in un unico documento, di qua invece per quel che riguarda secondo biennio e quinto anno abbiamo una parte generale che contiene anche le conoscenze e le abilità per le aree di istruzione generale, come dicevamo prima, in un documento distinto, un po' come appunto accadeva per gli studi tecnici. E poi tanti singoli documenti per appunto i settori dei servizi con i quattro indirizzi e di settore di industria e artigianato con i due indirizzi previsti. Ancora una volta, per ogni disciplina vengono indicate le conoscenze e le abilità. Quindi vedete come in questo caso, diciamo così, i provvedimenti normativi da andare a verificare sono differenti. Quando abbiamo parlato di infanzia, primo ciclo di istruzione, avevamo soltanto il decreto ministeriale 254-2012. Qui invece abbiamo diverse linee guida che discendono appunto da questi tre DPR, l'87, l'88 e l'89. Si potrebbe magari fare un po' di confusione. Come organizzerei il lavoro, diciamo, orientativamente? In questa slide ho scritto per studiare, ma come consiglio poi chiaramente ognuno di voi saprà anche molto meglio di me come organizzarsi.
Io direi che bisogna partire dalla parte generale comune a tutti gli insegnamenti che c'è all'inizio delle diverse linee guida, no? Avete visto che prima in qualche modo dicevo come c'è sempre una parte generale che, ripeto, è comune, no? A tutte quelle che, indipendentemente poi da quella che è la propria classe di concorso, la propria disciplina per cui si partecipa. Poi però ci concentriamo sulla disciplina della nostra classe di concorso e studiamo per quella disciplina gli obiettivi di apprendimento nei licei, gli obiettivi specifici di apprendimento nei licei e le conoscenze e le abilità negli studi tecnici e professionali, stando attenti a differenziare fra primo biennio e secondo biennio e quinto anno e a distinguere anche fra i diversi indirizzi di ogni percorso. Quindi, per andare proprio sul pratico, se in qualche modo la mia classe di concorso è quella di matematica, dopo essermi visto un pochettino la parte generale indicata, sia per quel che riguarda i licei, sia per quel che riguarda gli studi tecnici, con la distinzione fra primo biennio e secondo biennio e quinto anno, sia per quel che riguarda gli istituti professionali, anche qui con la stessa distinzione, vado a vedere appunto quali sono gli obiettivi specifici di apprendimento nei licei, oppure le conoscenze e abilità richieste nella materia della matematica, no? Che è quella relativa alla mia classe di concorso, distinguendo appunto fra i diversi percorsi disponibili. Questo ci può sicuramente aiutare in maniera molto molto importante quando poi dovremo fare progettazioni didattiche e quindi poi indicare quelle che devono essere le metodologie didattiche finalizzate, no? Ad un determinato tipo di apprendimento, ad un determinato tipo di obiettivi. Bene, spero di aver fatto qualcosa che in qualche modo possa essere di aiuto e quindi posso tornare un pochettino a schermo intero. Spero che abbiate gradito anche questa modalità. Se preferite, però, torniamo magari anche alla lavagnetta, che comunque non abbandonerò definitivamente, ma fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che il video possa esservi stato utile. Il link in descrizione ve lo metto sempre per quel che riguarda il videocorso di legislazione scolastica che ho preparato appunto per formazione di diritto. In ogni caso, iscrivetevi al canale, continueremo a parlare non solo di normativa scolastica, ma anche di diritto amministrativo e fra poco anche di altre materie, perché insomma il prossimo anno sarà ricco di nuovi videocorsi che proporremo a supporto e ci vediamo al prossimo video.